Ben ritrovati con il nostro aggiornamento meteo, ancora allerta, l'ennesimo ciclone porta maltempo in particolare al nord con tanta neve verso il Piemonte per una ritornante da est, si chiama così, insomma. Vediamo insieme quello che succederà con il ciclone, vedete proprio i venti orientali che spingono tutta l'umidità verso il Piemonte occidentale, dove le nevicate saranno abbondanti, soprattutto oltre la quota di collina. Poi la bassa pressione si approfondisce dal Mar Ligure verso la Corsica e torna addirittura verso la Sardegna, portando un po' di instabilità verso la Spagna, ma ancora sull'Italia. Insomma, è un quadro piuttosto dinamico. Intanto nel corso delle prossime ore nevicate dall'Emilia verso il Piemonte, dove abbiamo anche la colorazione gialla, 40-70 centimetri di neve fresca, in particolare appunto sul settore occidentale, fino a quote collinari, le ultime nevicate anche sull'Appennino settentrionale. Poi nella giornata di martedì ritroviamo un po' di neve ancora sul Piemonte e sulle Alpi centro-orientali e l'instabilità dalla Sardegna verso la Sicilia. Questo è il quadro del ciclone che si muove qua e là. Per quanto riguarda le previsioni nel dettaglio, vediamo anche però un sensibile aumento delle temperature, possiamo dire temporaneo, perché da metà settimana potrebbero tornare a scendere per l'arrivo di aria russa, in particolare verso il settore centro-meridionale adriatico. Intanto un mercoledì con un po' di instabilità in Valpadana, per il resto il tempo asciutto e troviamo anche dei valori positivi al mattino, dopo qualche gelata degli ultimi giorni. Per quanto riguarda il sud, abbiamo un po' di instabilità sulle isole maggiori, abbiamo visto il minimo di bassa pressione che torna indietro dalla Corsica verso la Sardegna, porta questa instabilità a Sardegna, Sicilia e poi gradualmente mercoledì anche su gran parte del sud, leggiamo delle temperature comunque a una cifra, quindi le massime intorno ai 9 gradi, siamo ben sotto i valori che registravamo una settimana fa, è arrivato l'inverno anche su queste zone, continueremo a avere delle nevicate sulla fascia appenninica anche a quote collinari. Queste le nostre informazioni meteorologiche, vi auguro un ottimo proseguimento, tutti i dati sull'app Il Meteo.